Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancelli i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, stimati ascoltatori, il cristianesimo insegna che in questo mondo sono apparsi due Adam, Adamo vecchio e Adamo nuovo. Vecchio Adamo portiamo tutti. Lui è un uomo di questa terra, temporaneo, peccatore e mortale. In Gesù di Nazareth è venuto un nuovo Adamo. Lui è celeste, divino, immortale. Nella moltitudine di tanti Adami è come lievito nella farina, ma ha possibilità di penetrare tutto il mondo con qualcosa di nuovo, qualcosa con che cosa ravviva, innalza l'uomo e lo trasforma. Alla generazione di Adamo vecchio ha portato la novità, la vita eterna, tutti coloro che credono in Lui, coloro che permettono che il suo amore li penetra, ricevono il potere di superare quello terreno, quello che è solo di passaggio, trasformandosi in una nuova qualità, per diventare gli uomini con assaggio dell'eternità. Quando il nuovo Adamo viene ad abitare nel vecchio Adamo, quello vecchio comincia a trasformarsi fino al totale passaggio nel mistero celeste. Tutto il tempo di far assomigliare in uno all'altro avviene la crescita nell'amore, quello che dà la possibilità all'uomo vecchio di pensare in modo nuovo e di vivere la realtà che prima gli sembravano assensate e impossibili. Tutto questo va fino al punto che il nuovo uomo comincia ad amare i nemici più grandi. Questa verità illustrano anche le letture di oggi. Noi ci chiediamo: da dove l'uomo riceve i nemici? Se Dio ha creato questo mondo e tutto era perfetto, da dove c'è il fatto che l'uomo è diventato nemico all'altro uomo? È semplice. Nell'uomo è entrato peccato originale, è entrato e l'uomo è diventato vulnerabile. Dopodiché avviene la seconda parte di questo peccato, che il fratello uccide fratello. Il fratello è geloso, è invidioso, al fratello dà fastidio che suo fratello c'ha qualcosa che è buono. E questa è la realtà.
Perché qualcuno dovesse essere nostro nemico? Perché qualcuno ci odia? Perché qualcuno ci fa del male? E nella stessa maniera facciamo noi con il prossimo. Questo è la cosa che riguarda i nostri sentimenti. Dice che loro che vi perseguitano, ma prima ci hanno perseguitato e cacciato dal cuore. Quando noi odiamo qualcuno, quando non amiamo qualcuno, non lo sopportiamo, prima lo facciamo nel nostro cuore e poi i nostri atti confermano quello che noi sentiamo. L'amico o nemico, molto spesso non si tratta delle circostanze, ma dei nostri sentimenti, di noi stessi, perché Dio ha creato la pioggia e fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui il sole scalda tutti, perché per Dio esistono solo gli amici. Cari fratelli e sorelle, oggi ci chiediamo perché Gesù ha fatto così? Unico tra tutti i fondatori delle religioni, se posso dire proprio così, solo il cristianesimo entra nell'essenziale dei rapporti interumani e dei rapporti verso nemici e verso amici. Dai vecchi ebrei c'era la regola l'occhio per l'occhio, il dente per il dente. Ma Gesù non vuole che i suoi discepoli, tra parentesi, siano semplici. Lui vuole che loro siano sopra gli altri e per questo è venuto. Per questo è venuto a dimorare sulla terra. Per questo si è incarnato per annunciare una nuova realtà. E questo è che l'uomo ne ha bisogno, all'amore del prossimo, cioè l'amore verso fratello e dal fratello. Noi spesso diciamo il comandamento d'amore. Gesù dice: ama il tuo Signore con tutto il tuo cuore. Poi dice secondo comandamento uguale, identico al primo, ama il tuo prossimo come te stesso. Il primo comandamento è chiaro, cioè prima parte è chiara, ma noi pensiamo se adempiamo quello che abbiamo adempiuto tutto il comandamento. Ma fratelli e sorelle, cari ascoltatori, molto spesso la chiarezza, la grandezza e la quantità della nostra fede non si moltiplica per il numero delle preghiere pronunciate, ma per mezzo dell'amore con quale amiamo il prossimo, non per i nostri voti, i nostri sacrifici, ma per il perdono che noi concediamo agli altri. E molto spesso la misura della nostra fede non è solo il rapporto, era la relazione verso il Signore, ma anche la relazione verso fratello, verso prossimo. Perciò amare è la richiesta principale, amare amici, nemici e ogni uomo. Noi possiamo chiedersi se questo è possibile. Sì, lo è possibile. Ecco, faccio tre esempi. Primo esempio è un bambino, Samuele. Saullo viene con 5.000 soldati perché era geloso e vuole togliergli la vita. E un giorno, nel momento, in un certo momento, questo stesso si trova sotto la spada di Samuele. Ma non fare questo, non fare il male, e in quel momento viene perdonato e va avanti. Ma per questo, fratelli e sorelle, il Davide,
per esempio, che non ha accettato il male. Il Davide ha perdonato il male. Il Davide non ha voluto fare a Saulo quello che magari la maggior parte della gente avrebbe fatto, perché lui ha perdonato. Lui ha fatto quello che cerca Gesù. E Davide ha fatto subito questo. Secondo caso, a Bologna esiste una via chiamata la Via della Misericordia. E questo è lì è successo che un ragazzo ha aggredito l'altro e questo è morto. E la polizia cercava di prenderlo e lui si è nascosto nella casa della madre di quello ragazzo che ha ucciso. Il poliziotto disse: lei sicuramente ci avrebbe detto se è entrato dentro, perché lui ha ucciso suo figlio. E poi si dice che ispirazione alla madre di perdonare a questo omicida era Maria, che stava sotto la croce, ha perdonato a coloro che hanno ucciso suo figlio Gesù Cristo. Terzo caso, la madre Teresa, una bella preghiera dell'uomo. L'uomo è così o cos'ha? L'uomo ti farà questo o farà quello, ma tu fai il bene, cerca di comprenderlo e fai il meglio che puoi fare per lui. Fai la cosa più generosa che puoi fare, cioè la cosa più generosa che ti è capitata nel momento quando qualcuno ti ha fatto del male. Perciò, fratelli e sorelle, quando l'uomo, Dio dimora nell'uomo, allora l'impossibile diventa il possibile. Abbiamo visto l'esempio di Davide, di quella madre, abbiamo visto l'esempio della madre Teresa, abbiamo visto e conosciamo anche l'esempio di Giovanni Paolo II, che ha perdonato quello che ha fatto l'attentato a lui, colui che l'ha odiato. È possibile. Perciò rivolgiamoci al Signore Dio, perché il Signore nel nostro cuore versa la forza per perdonare, ma anche la forza per amare ogni uomo, indipendentemente quanto il male ci ha fatto qualcuno. Nessuno merita nostro odio. Un uomo saggio, Papini, dice nel suo detto: finché non riesci a pregare per coloro che ti tolgono tutto, anche la vita, tu non sei cristiano. E Gesù vuole che noi siamo cristiani, che siamo come il nostro Padre Celeste, perfetti quanto è possibile nella nostra umanità. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo, Signore, che è paziente con tutti noi e non fa mancare la grazia a nessuno. Signore, donaci la forza a non far mancare l'amore a nessuno, ti preghiamo. Rafforza il nostro cuore quando dinanzi a noi vengono i poveri con i loro bisogni, ti preghiamo. Converti tutti i peccatori e portali sulla via retta, ti preghiamo. Nel nostro tempo innalza i profeti che ci riporteranno alla tua alleanza, ti preghiamo. Ascolta le nostre preghiere, Signore, e fa che questa Eucaristia ci aiuta affinché per opere buone siamo più vicini al tuo cuore, per Cristo nostro Signore.